Oggi prepariamo la torta di mele. Allora, prima prepariamo tutti gli ingredienti. 3 mele tagliate a fette con del limone e dello zucchero. Le lasciamo così, sono già pronte e si amalgano bene. Chi vuole può mettere anche un pizzico di cannella, io oggi non l'ho messo. 310 g di farina, io utilizzo sempre la mia Caputo pasticceria. 3 uova, 160 g di zucchero, 140 g di burro a pomata, diciamo, 70 g di latte. Poi ho preso 130 g di uvetta, eccolo qua. Tato, non ci stai oggi? No, oggi non ci stai. Tato, oggi non ci stai. Guardate la precisione, ma sei proprio, guarda. Poi ho messo delle mandorle e dei fichi secchi, un pizzico di vin santo e li ho lasciati in ammollo. Poi prendiamo. Basta, questo, dopo per decorare metteremo dello zucchero granella. Iniziamo. Quando è bello spumoso lo zucchero per le uova, l'avete montato bene, potrebbe essere bello gonfio, aggiungiamo il burro e il latte. Adesso aggiungiamo il burro e il latte. Adesso aggiungiamo pian pianino la farina. Questo si presenta così. Gli ultimi passaggi li faremo a mano, cioè senza utilizzare la planetaria. Mettiamo l'uvetta con le mandorle e i fichi secchi, è stata strizzata perché sennò era troppo, c'era troppo liquido, quindi viene strizzata, e una parte, diciamo, la mettiamo all'interno, una buona parte. Mettiamo questa e mettiamo anche una di mele. Amalgamiamo a mano, cerchiamo di distribuire l'impasto. Nel frattempo ho infarinato una bella tortiera e andremo a distribuire tutto l'impasto. Bello. Ecco. Adesso iniziamo a preriscaldare il forno. Impasto. Distribuiamo l'impasto. Abbiamo distribuito l'impasto. Adesso mettiamo le nostre mele. Ecco qua, si possono mettere anche queste, perché non è che, però queste me le mangio io. Poi mettiamo le nostre uvette, ecco qua le uvette. Anche prima mi sono dimenticata che nella farina naturalmente c'era anche il lievito setacciato, mi sembra di non averlo detto, quindi lo dico adesso. Adesso lo zucchero semolato, gli metto quello granella.
Io vado sempre a occhio, non guardo le quantità, quando vedo che mi soddisfa mi fermo. Ecco la torta, adesso verrà infornata per 40 minuti, sempre la prova dello stecchino prima di toglierla, vediamo cosa succede. Allora, nel frattempo che cuociamo due bei fusilloni con un bel sugo al pomodoro, basilico, cipollina, è venuta pronta la torta, eccola qua, guardate che spettacolo di torta. Dopo la togliamo, adesso la facciamo raffreddare ancora un po' e poi la togliamo. Eccoli qua, due bei fusilloni al pomodoro. Ecco qua, i nostri fusilloni sono pronti. Buon appetito! Adesso si è raffreddata. Possiamo iniziare a toglierlo dalla teglia. Voilà, e qua già un passo è andato buono. Guardate qua che spettacolo di torta. Guardate il bordino. Spettacolare. Allora adesso non voglio vedere io toglierla da qua. Prendiamo. Ah, che arriva il nostro tatà. Vuoi andare di là? Vai di là. Vai. Vai pure di là, che intanto mettiti un attimo in un attimino, che così togliamo la torta, eh? Bravo. Vediamo un po' se riesco a sollevarla un po' almeno con le catorte qua. Ok. Facciamo scivolare. Ecco qua, visto tatà, va a prendere il pezzettino di torta. La lubetta ti fa male, tanto. Bravo. Guardate un po'. Guardate un po' che spettacolo di torta. Al taglio della torta, wow, perfetta, guardate qua che torta, veramente molto bene. Per la cottura, il mio consiglio, allora di solito cottura 40-45 minuti. Questa l'ho lasciata in forno 50 minuti, poi ho spento il forno e l'ho lasciata dentro a raffreddare, diciamo. Questa è per voi.